Bentornati pazzi furiosi, benvenuti in questa nuova avventura. Oggi siamo in quel di Limone Piemonte e ci stiamo dirigendo verso la cima della Besimauda, ovvero il Bri Costa Rossa, 2400 e pussa metri. Sono partito verso il sentiero che dirige alla Capanna Chiara per poi deviare e andare verso lo spartiacque. Allè, vedremo come si svolgerà. Dobbiamo salire lassù. Eccolo qui, segnato sul vecchio cartello. Eccola, si vede la vetta, già in mezzo alle nuvole, topperia. Quasi arrivati in cresta. Guarda l'aquila! Ciao ragazze, grazie, sempre gentili! In cima! Bri Costa Rossa! Valle Vermenagna in nuvole. Ah, stradio! E laggiù tutta la piana di Cuneo. Ecco che si è aperto un po' anche nella Valle Pesio. E voilà, ora lascio il Bri Costa Rossa qui dietro per dirigermi verso la Bisalta. I cartelli indicano che ci vorranno circa 2 ore, ma se tutto va bene dimezzerò il percorso. Ale ale! Eccola che finalmente si mostra, Bisalta, sperone centrale, eccola lì, manca poco, sentiero poco agevole e inesistente, ma ci sta. Voilà! Monte Besimauda, anche qui siamo arrivati, quota 2231 metri, purtroppo siamo in mezzo alle nuvole, ma questo passa al convento. Per adesso la salita è stata di 11 km, fatti in 3 ore e 20 circa. Alla fine ci ho messo invece che 2 ore, come diceva il cartello, ci ho messo 1 ora tra il Bri Costa Rossa e il Besimauda, come prevedevo d'altronde. E adesso spero di metterci meno di 3 ore a scendere, perché sennò sono sbatti. Però così è. Adesso spero di uscire da questa nuvola al più presto, anche se là sotto qualcosa si vede. E mi rimangio quello che ho detto prima, il sentiero verso la cima invece è assolutamente segnatissimo. È tutto su rocce, su roccioni, però per questo motivo è pieno di tacche rosse e bianche. Quindi non ci si perde. Eccolo là dietro, tornato al Bri Costa Rossa,
Continuo la mia discesa. Come vedete, ormai siamo entrati completamente nelle nuvole. Però secondo me a Limone oggi invece c'è stato bel tempo, solo io ho beccato le nuvole. Ma pazienza, è stato comunque un bel giro. Ho dovuto accelerare il passo perché dietro di me sta tuonando in maniera molto molto cattiva. A Limone lì sotto che vedo c'è il sole, qua tuona, ecco. Ragazzi, sono quasi tornato a valle, sono riuscito anche a non essere fulminato, che non era scontato. Vi lascio qui i dati relativi a tutta l'intera gita di oggi, che tanto per precisare io sono salito sia sul Brick Costa Rossa che sul Besimauda, ma uno può benissimo fermarsi al Brick Costa Rossa che essendo il primo e anche la cima più alta è comunque già una salita di tutto rispetto. Niente, io vi lascio come al solito in descrizione il link al mio profilo di community dove troverete giri come questo e tanti altri che non sono presenti sul canale. Noi ci vediamo alla prossima avventura e correte sempre. Ale!